5311 corrente il motor yacht Nubian in navigazione a sud dell'isola di Pianosa. Alle ore 12.42 si trova nel punto A, dal quale osserva il fumaiolo di Punta Brigantina, F.LO, cerchietto col puntino, è il fumaiolo di Punta Brigantina, per rilevamento vero 22 gradi, e la torre di Cala della Ruta, T.RE col triangolino, è la torre di Cala della Ruta, per rilevamento vero 323. Da questa posizione il motor yacht procede per rotta vera 202 gradi e velocità propulsiva 16 nodi. Alle ore 13.12 l'apparato GPS fornisce le seguenti coordinate geografiche del punto B, latitudine 42 gradi 24,1 primi nord, longitudine 10 gradi 00 est. Posto che in zona sono presenti elementi perturbatori del moto, determinare la velocità della corrente VC. Dovendo determinare dei valori di corrente, è sempre fondamentale rilevare il PNS e il PNO allo stesso orario. Il PNS è il punto nave frutto dei calcoli di navigazione, il punto nave osservato è invece il punto nave rilevato con dei rilevamenti, quindi è certo. Il compito fornisce il punto nave stimato attraverso un punto nave iniziale con i due rilevamenti contemporanei di Punta Brigantina, che posso tracciare direttamente e trovare il punto nave, mi fornisce una rotta, quindi una navigazione e una velocità propulsiva che mi permettono di determinare il mio punto nave stimato, e poi ad un orario particolare mi fornisce un punto nave certo osservato dal GPS con le coordinate. Dovrò trovare il punto nave stimato, il punto nave osservato, la differenza dei due è il valore della corrente, sia come direzione che come velocità o intensità. Possiamo procedere a tracciare il primo punto nave, quello delle ore 12.42. Fumaiolo di Punta Brigantina, 22 gradi, Punta Brigantina. Zero centro squadretta, e torre di Cala della Ruta per 323. Tengo la squadretta dritta che riesco bene anche in questo modo. 323. 0. Prendo come riferimento appunto il triangolino con la torre, l'intersezione dei due rilevamenti contemporanei è il punto nave. Siamo appena a sud della delimitazione di area vietata, con ingresso vietato, dell'isola di Pianosa. Quindi questo era il RILEV 323 gradi, mentre questo qui è il nostro PN delle ore 12.42. Possiamo già definire il punto nave stimato applicando la nostra rotta vera e la nostra velocità propulsiva nel tempo per arrivare al momento degli altri due rilevamenti, cioè delle coordinate che ci permettono di trovare il punto nave B.
Rottavera 202, di fatto avevo un rilevamento 22, quindi sarà un prolungamento di quella retta, perché 20 e 200, quindi 22 e 202, sono direzioni uguali e contrarie. La chiama RV, chiamiamola RV anche noi nel compito, 202 gradi. Lo spazio percorso dal punto nave di partenza al punto nave stimato che sto cercando, considerando una velocità propulsiva di 16 nodi, un tempo trascorso tra la partenza e il punto nave GPS, che è alle ore 13.12, 12.42, 13.12 sono 30 minuti. Lo spazio percorso a 16 nodi in 30 minuti sarà di 8 miglia, la metà di 16. Riporto le 8 miglia sulla mia navigazione dal punto nave di partenza per ottenere appunto il PNS, punto nave stimato. Questo ricavato sarà il nostro PNS delle ore 13 e 12. Ora, riporto le coordinate del punto nave B dello stesso orario, longitudine 10 gradi 00, quindi siamo proprio sul meridiano dei 10 gradi, latitudine 42 gradi 24,1, quindi parto dal parallelo dei 20, 21, 22, 23, 24,1, in questo modo determino il punto nave osservato delle 13 e 12. È fondamentale che siano sempre i due punti allo stesso orario. Si nota che l'unità che alle ore 13 e 12 si doveva trovare in questa posizione, secondo i calcoli di navigazione, si trova in quest'altro punto, punto nave osservato, sulla stessa rotta, ma più avanti. Vuol dire che la corrente ha spinto l'unità in avanti e la spinta in avanti di un miglio e mezzo in trenta minuti, quindi la intensità della corrente, VC o IC si può chiamare in tutti e due i modi, sarà uguale, è una velocità, quindi si calcola con distanza diviso tempo, quindi uguale 1,5 miglia percorse in questo per via della corrente dal PNS al PNO in 30 minuti di navigazione,
quindi diviso 0,5 uguale 3 nodi. Questa è l'intensità della corrente. Se io avessi dovuto valutare, rilevare anche la direzione di corrente, la direzione di corrente sarebbe stata 202 gradi, perché ci ha semplicemente spinto in avanti senza modificare la nostra direzione di navigazione. Vado a controllare i valori, soluzione da 2,9 a 3,5, quindi è corretto.